Allora, riprendiamo. Allora, prendiamo questa matrice qua, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1. Questa è la nostra matrice di partenza, A. Allora, prima applichiamo il metodo del pivot e poi rifacciamo lo stesso metodo del pivot come moltiplicazione di matrici. E poi facciamo l'osservazione. Allora, applicare il metodo del pivot che cosa significa? Significa che, tra l'altro, questa matrice è invertibile, questo si vede subito sviluppando le determinanti secondo la prima riga, qua c'ho 1 per 3 meno 2 che fa 1. Quindi tra l'altro la matrice verrà invertita. Allora, io devo annullare quello che sta sulla prima colonna sotto la diagonale, però non lo posso fare con lo 0. Quindi la prima cosa che faccio, cosa faccio? Scambio 1, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 1 e segno 1 scambio, segno meno. Ogni scambio cambio sì. Poi cosa faccio? La matrice si modifica perché è 1, 1, 2, 0, 0, 1, qua non devo fare niente perché già c'ho 0. Poi da questa tolgo il doppio di questa, quindi mi viene 0, 1, meno 3. Che devo togliere 2, 2, 4. Infine 1, 1, 2, 0, 1, meno 3, 0, 0, 1. Cosa ho fatto? Nella seconda colonna devo annullare quello che sta sotto la diagonale principale, ma sulla diagonale principale c'ho 0, quindi devo scambiare un'altra volta le righe. Quando vado a scambiare le righe non devo fare più nulla perché sotto mi è capitato 0 e qui ho finito. Siccome ho fatto un altro scambio, il segno è diventato di nuovo più. Adesso i pivot sono 1, tutti 1 in questo caso particolare, e quindi posso dire che il determinante fa 1. Adesso noi in genere facciamo conti con matrici in maniera tale che i coefficienti vengano interi per semplicità, ma i pivot possono avere pure 2, 1 mezzo e 1, il determinante fa 1 lo stesso, eh. Non è che per forza devono venire numeri interi. Ok, allora io però voglio sapere dalla matrice di partenza 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, io per quali matrici devo moltiplicare per far uscire questa? Allora, la prima matrice per la quale devo moltiplicare qual è? Cioè qua ho fatto tre passaggi, 1, 2 e 3, quindi devo moltiplicare per tre matrici.
Ditemi la prima matrice per la quale devo moltiplicare. Così vediamo, verifichiamo se avete capito qualcosa. Per passare da qui a qui, cosa devo scambiare? Prima e seconda riga. Come si fa a scambiare la prima e seconda riga? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ricordate? Poi, cosa ho fatto? Abbiamo sottratto alla terza il doppio della prima, alla seconda non abbiamo fatto niente, quindi 1, 0, 0, 0, 1, 0, meno 2, 0, 1, terza meno il doppio della prima. Poi cosa abbiamo fatto? Per passare da qua a qua, che abbiamo fatto? Abbiamo scambiato la terza. Come si fa? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Scambiare la terza e seconda. Adesso provate a fare tutta la moltiplicazione e viene fuori questo. Non lo facciamo perché tanto. Adesso faremo delle altre osservazioni che si vanno a comporre con queste e il controllo lo faremo alla fine, perché fino a mo' pensiamo di aver fatto bene, di non aver fatto bene. Adesso qual è il problema? È una decomposizione tipo, allora io cosa vorrei avere? Vorrei avere PA uguale L1, però per avere L io devo portare questo e portare invertite dall'altra parte. Quella è pure facile da invertire perché c'ha solo una colonna diversa da 0. Il problema è che le matrici di permutazione stanno a cavallo di questa. Io vorrei avere tutte le matrici di permutazione all'inizio. Si può fare, bisogna capire come, come fare a scambiare queste due. Cioè, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, questo avevo fatto il primo scambio. Poi supponiamo di fare un secondo scambio. 1, 1, 2, 2, 3, 1, 0, 0, 1. Quindi stavolta gli scambi mi danno il segno così perché sono stati diventati 2. Adesso. Per fare questa, cosa faccio? Faccio questa meno il doppio di questa. E mi viene esattamente 1, 1, 2, 0, 1, meno 3, 0, 0, 1. Allora, cosa è cambiato? Allora, la lascio scritta questa qua. No. La matrice A la riscrivo qua, la cancello sopra. Allora, invece di fare questo, invece di togliere dalla terza il doppio della prima e poi scambiare la terza e la seconda, io scambio prima, seconda e terza, quindi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, cioè questa passa di qua. Però che succede a questa? Stavolta ho 1, 0, 0, meno 2, 1, 0, 0, 0, 1. Cioè stavolta il meno 2 me lo trovo qua, no qua. Perché? Perché avendo scambiato terza e seconda,
Mo è alla seconda che devo togliere il doppio della prima, non alla terza. Allora, provate a fare il prodotto. Se io vado a provare a fare il prodotto di queste due, il controllo, se faccio il prodotto solo di queste due, cosa mi viene? Mi viene 1, 0, 0, meno 2, 0, 0, meno 2, 0, 1, scusate, e poi 0, 1, 0. Adesso proviamo a fare qua, qua viene 1, 0, 0, meno 2, 0, 1, 0, 1, 0. Se fate il prodotto di queste due, il prodotto di queste due viene lo stesso. Adesso, allora, che significa? Significa che io prendo queste due e le sostituisco a queste due qua. Quindi, qua cancello. Siccome invece di moltiplicare per queste due, potevo moltiplicare per queste due, qua ci avrò 1, 0, 0, meno 2, 1, 0, 0, 1. Adesso è facile, prima di tutto proviamo a fare il prodotto di queste due. Cosa viene il prodotto di queste due? Allora, il prodotto di queste due viene 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Allora, cosa faceva questa matrice? La prima matrice scambiava prima e seconda riga, questa scambiava la seconda con la terza. L'effetto finale qual è? Allora, la prima va nella seconda, la seconda va nella prima, la terza rimane uguale. Poi adesso la prima rimane uguale, la prima, la seconda va nella terza e la terza va nella seconda, scusate, la seconda va nella terza e la terza va nella seconda. Questo va qua e questo va. Quindi qual è l'effetto finale? È che la prima va nella seconda, la seconda va nella terza e la terza va nella prima. Ho scritto ogni passaggio la riga I dove andava a finire. Allora, la prima andava nella seconda, poi la prima, che però era la seconda inizialità, rimane allo stesso posto. Adesso vedete che cosa succede. Qua l'uno che doveva stare al primo posto va nel secondo, quello che doveva stare al secondo posto va nel terzo, quello che doveva stare nel terzo va nel primo. Ok? Adesso questa è una matrice, la chiamiamo P perché è una matrice, vedremo poi, di permutazione, scambia solo le righe. La prima riga va nella seconda, la seconda va nella terza, la terza va nella prima. Soltanto che poi capiremo meglio, spieghiamo meglio chi è una matrice permutazione. La matrice permutazione è una matrice che su ogni riga e su ogni colonna c'è un solo 1 e tutti gli altri 0. Vedete questa qua? Questa colonna c'è un 1, un 1 e un 1 su ogni colonna. Tutti gli altri sono 0. Su ogni riga c'è un 1, 1 e 1. Gli uni sono stati, invece di stare lungo la diagonale, anche la matrice identica è così, perché c'ha gli uni lungo la diagonale, non ci sono mai due uni sovrapposti né sulle righe né sulle colonne. La matrice di permutazione non ha mai due uni sovrapposti, cioè esattamente n uni e tutti gli altri sono 0, però gli uni sono sempre non sovrapposti. Su ogni riga ce n'è uno, su ogni colonna c'è 0. Ok? Bene.
Adesso una matrice di permutazione è, qual è la matrice inversa? P è P a meno 1. Non è, stavolta non è P. Stavolta è la seconda va nella prima, quindi qua c'ho 1, 0, 0. La prima deve andare nella terza e la terza deve andare nella seconda. Questo è P a meno 1. Vediamo un po' se funziona. Fate il prodotto. Qua viene 1, 0, 0, perché questa riproduce la terza, questa riproduce la prima, che è giusto. Però l'inversa di una matrice di permutazione è ancora una matrice di permutazione. Vedete che qua non ci sono due uni sovrapposti. Poi impariamo a fare l'inversa. Allora, quindi questa qua era T. Se adesso io voglio recuperare A da T, sapete recuperare nell'esempio in questione A partendo da T? Cioè A era la matrice di partenza, cioè è 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Questa qua è A. Questa qua chi è? Qua ci devo mettere T. T chi è? 1, 1, 2, 0, 1, meno 3, 0, 0, 1. Poi ci devo mettere l'inversa di prima, prima devo togliere l'inversa di questa. L'ultima riga è 112, sì, se ho sbagliato, 1, 1, 2, 2, 3. Non so perché mi sono un attimo spostato. Ok, quella è A. Adesso questo è T, ho copiato bene. Adesso la prima cosa che devo fare è devo invertire questa. Per invertire questa che devo fare? 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 1. Questa era facile da invertire perché c'era solo una colonna nulla, bastava cambiare segno sotto. E poi devo invertire P. Ma invertire P è, l'ho fatto prima, 0, 1, 0, poi vi spiego in generale come si fa, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Questo è P a meno 1. Ho fatto P, ho copiato un'altra volta, sbagliato. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Questo è P a meno 1. Ok, copiato dall'A invece. Allora, questo è P a meno 1, questa è, avevamo un'unica matrice tipo Q che era Q, quindi qua c'è Q a meno 1 e qua c'è Q. Allora io posso lasciare scritto PA uguale Q a meno 1 T, oppure scrivere A uguale a P a meno 1 per Q a meno 1 per Q. Però in ogni caso questa è una matrice di tipo L, vedete? Cioè uni lungo la diagonale del triangolo inferiore. E questa è una matrice di tipo U, cioè è il triangolare superiore. In questo caso particolare i pivot sono 1, ma in generale non lo sono. Quindi
quindi abbiamo ottenuto la nostra decomposizione PA uguale LU, dove P è una matrice di permutazione. Ok, adesso andiamo per capire in generale come funziona sto metodo. Quelle matrici PJ erano matrici di permutazione, però erano matrici di trasposizione, cioè là scambiavamo solo due righe tra di loro. Invece una matrice di permutazione cosa fa? Cambia di posto tutte le righe, se la moltiplica a sinistra, se la moltiplica a destra cambia di posto tutte le colonne. Andiamo a fare un po' di osservazioni. Matrice P si dice, quindi questa è la definizione, di permutazione se solo se, per definizione, per ogni I compreso tra 1 ed N esiste un J dipendente da I tale che IJ è uguale a 1, IH è uguale a 0 per H diverso. Non solo, bisogna anche che se I1 esiste J, chiamiamolo J, anzi chiamiamolo J di I, J di I, allora se I1 è diverso da I2, se e solo se J di I1 è diverso da J di I2, cioè se gli indici sono diversi i J devono essere diversi, cioè se ci fate caso questo che vuol dire che l'applicazione che da I che a I mi fa corrispondere J è una permutazione, perciò si chiama matrice di permutazione, perché se vi ricordate qua gli indici di riga sono N, gli indici di colonna sono N, quando un'applicazione è invertibile da un insieme di N oggetti un insieme di N oggetti è una permutazione. Quindi non basta questa condizione, ci vuole anche questo per dire che è una permutazione, però posso mettere tutti gli uni da una parte, per esempio tutti la colonna. Un altro modo di dirlo è, cioè invece di scrivermelo così, che capisco che sia formalmente corretto però più complicato, mi potete anche dire su ogni riga ci sta un 1, su ogni colonna ci sta un 1 e tutti 0, su ogni riga e su ogni colonna c'è uno, un solo 1 e tutti i resti sono 0. L'importante è che l'abbiate capito, che se vi chiedo mi scrivi una matrice di permutazione, la scriviate e poi mi sappiate dire cosa fa questa matrice. Allora, una permutazione su un insieme di n oggetti
la permutazione su un insieme di n oggetti che ha di compreso tra 1 ed n fa corrispondere J di I si denota con il simbolo uno J di 1 2 J di 2 3 J di 3 n permutazione significa invertibile, quindi che significa? Che qua mettiamo di sopra diciamo gli oggetti dell'insieme che numeriamo da 1 a n e di sotto mettiamo le loro immagini, cioè che ne so, esempio 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 4, 3, 1. Questa è la permutazione che manda 1 in 5, 2 lo lascio uguale, 3 lo manda in 4, 4 lo manda in 3, 5 lo manda in 2. L'importante è che sotto debbano comparire tutti i numeri da 1 a 5 come sopra. Se due numeri sono diversi, sotto ci sono stati due numeri diversi. Quindi questo vi assicura che sotto compaiono tutti i numeri un'altra volta da 1 a n. Chiaro? Ok. Queste sono le due definizioni che riguardano le permutazioni. Ora, secondo voi, com'è fatta la matrice 5x5 che manda la prima riga nella quinta, la seconda nella seconda, la terza nella quarta, la quarta nella terza, la quinta nella prima? La prima riga deve andare nella quinta. 0, 0, 0, 0, 1. La seconda deve rimanere uguale. 0, 1, 0, 0, 0. La terza deve andare alla quarta. 0, 0, 0, 1, 0. La quarta deve andare alla terza. 0, 0, 1, 0, 0. E la quinta deve andare alla prima. 1, 0, 0, 0, 0. Questa è la permutazione delle righe. E questa è la matrice corrispondente. Che significa corrispondente? Significa che prendo A, la moltiplico per questa matrice, dove? A sinistra o a destra? A sinistra, perché devo permutare le righe. Se non moltiplicassi a destra, questa mi permuterebbe le colonne. Ok. E se la moltiplico, se prendo una qualunque matrice A e la moltiplico a sinistra per una matrice del genere, che cosa mi succede? Che la prima riga va a finire nella quinta, in realtà qua vediamo un po', è vero, però facciamo una cosa più complicata. Diciamo che allora, la seconda deve andare a finire nella terza, la terza deve andare a finire nella quarta e la quarta deve andare a finire la seconda. Qua viene 0, 0, 0, 1, 0. Poi qua mi viene 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0,
deve, la seconda andrà a finire nella quarta. Pensate, eh? Qua, la quarta deve finire. La quarta andrà a finire nella seconda, sì. La terza deve andare a finire nella quarta. Qua è 1, 0, 0, qua 0, 1, 0. Per quale motivo? Cioè, scusate, la devo leggere al contrario. Prima non si vedeva perché 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 o 3, 4, 4, 3. E quindi anche se la leggevo al contrario era uguale. Qua stavolta no. Per quale motivo? Questa è la matrice P. Quando io vado a moltiplicare P per A, che succede? Questo 1 qui si scontra con la quinta riga. E chi mi dà? Mi dà la prima riga, quindi la quinta va nella prima. La prima va nella quinta. Poi, questo si scontra con la quarta, perché sta al posto 4. E deve andare nella seconda, infatti sta sulla riga 2. Quindi, questo qua è l'indice di J che devo mettere sulla riga I. Questo è I e questo è J. Quindi, quando faccio la matrice, le definizioni sono giuste perché sono separate, sono indipendenti, però in realtà quando vado a, diciamo, questa matrice qua, questa, diciamo, la matrice che corrisponde, che mi porta la quarta riga nella seconda, è la matrice che sulla seconda riga c'ha l'1 al quarto posto. E quando faccio il prodotto a sinistra, l'1 si scontra con la quarta riga e me la porta nella seconda. Okay. Chiaro? Vabbè. Ora però, cosa possiamo dire? Adesso alcune cose qua le diciamo senza dimostrazione, tanto le dimostrazioni sono banali. Il prodotto di due matrici di permutazione, allora questo chiamiamolo osservazione, remark, osservazione. È una matrice di permutazione. Chiari, scambiando righe, non faccio altro, scambio righe, alla fine avrò scambiato righe, no? Allora, se voglio capire come si fa sto prodotto, cosa posso fare? Allora, io P corrispondente alla matrice, esempio, alla permutazione 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 3, 1. Che significa? Cioè, moltiplicare P, diciamo, eseguire PA calcolare di posto. La prima riga di A mi porta
prima di cadiamo nella seconda di IA, la seconda nella quarta, eccetera. Poi avrò il primo corrispondente a uno, due, tre, quattro, cinque, cinque, tre, due, uno. Allora, P primo P a chi sarà corrispondente secondo voi? Come si fa a vedere? Cioè questo qua bisogna fare il prodotto di composizione e due permutazioni. Qua la prima andava nella seconda. Cioè si prende per prima quella che sta scritta a destra. Quindi si parte da uno qua. La prima andava nella seconda. La seconda andava poi si rappresenta la seconda qua, la seconda va nella terza, quindi la prima va nella terza. Poi la seconda andava nella quarta, la quarta va nella prima. La terza andava nella quinta, la quinta andava nella quarta. La terza va nella quinta. La quarta andava nella terza, la terza andava nella seconda, la quarta va nella seconda. 5 1 1 5. Allora, vediamo se è vero. Chi chi era? Questo non mi interessa più perché è l'esempio di prima. Chi era? La prima deve andare nella seconda, quindi questo. Allora, quella che va nella prima è la quinta, quindi qua 0, 0, 0, 0, 1. Quella che va nella seconda è la quarta, 0, 0, 0, 1, 0. Quella che va nella terza è la quinta. Quella che va nella prima è la quinta. Quella che va nella seconda è la prima, quindi ho sbagliato. Quindi 1, 0, 0, 0, 0. Quella che va nella terza è la quarta, quindi 0, 0, 0, 1, 0. Quella che va nella quarta è la seconda, quindi 0, 1, 0, 0, 0. E quella che va nella quinta è la terza, quindi 0, 0, 1, 0, 0. Questa è la matrice P. La matrice P primo, come fa? P primo, quella che va nella quinta è la, che va nella prima è la quarta, quindi 0, 0, 0, 1, 0. Quella che va nella seconda è la terza, quindi 0, 0, 1, 0, 0. Quella che va nella terza è la seconda, quindi 0, 1, 0, 0, 0. Quella che va nella terza è la che va nella terza è la seconda, quella che va nella quarta è la prima, quindi 1, 0, 0, 0, 0. E quella che va nella quella quella che va nella prima è la quinta, quella che va nella seconda è la terza, quella che va nella terza è la seconda, e quella che va nella quinta è la quarta. E se andiamo a fare il prodotto, già non si vede le colonne, la quarta dovrebbe andare, poi la quarta. Allora, perché io devo andare, perché devo leggere su, quella che va nella prima è la quarta, quella che va nella seconda è la terza, quella che va nella terza è la seconda, quella che va nella quarta è la quinta, e quella che va nella quinta è la prima. Cioè i numeri li devo andare a cercare sotto. Adesso lo fai più.
Qua mi viene la quarta riga di questa, cioè la seconda. 0, 1, 0, 0, 0. Qua mi viene la terza riga di questa, cioè 0, 0, 0, 1, 0. Qua mi viene la seconda, cioè 1, 0, 0, 0, 0. Qua mi viene la quinta riga di quella, cioè 0, 0, 1, 0, 0. E qua mi viene la prima, cioè 0, 0, 0, 0. Adesso, vediamo un po'. Quella che va nella prima e la seconda si trova. Quella che va nella seconda e la quarta si trova. Quella che va nella terza e la prima si trova. Quella che va nella quarta e la terza si trova. E quella che va nella quinta e la quinta e si trova. Quindi vedete che ogni matrice di permutazione corrisponde a una permutazione delle righe, se moltiplico A per la matrice di permutazione a sinistra, e moltiplicando due matrici di permutazione ovviamente ottengo un'altra matrice di permutazione. Ok? Ok. Però le matrici che introducevamo noi nel metodo del pivot non sono matrici di permutazione complicatissime, sono semplicemente matrici di trasposizione. Quindi sono quelle matrici P, J che dicevamo prima. Ok? La matrice P, J è facile perché, tipo, che ne so, I, J, J, I. L'inverso è sempre I, J, J, I. Perché se io scambio la riga I e la riga J, la riga J e la riga I, torna a come ero prima. Quindi sono... Adesso, siccome ci interessano quelle matrici là, andiamo a vedere che succede quando io ho una matrice allora, in particolare chiamiamo PIJ la matrice che corrisponde alla permutazione che I lo mette al posto J, J lo mette al posto I e tutto il resto lo lascia uguale, no? Qua avete 1, 1, 2, 2, eccetera, eccetera. I lo porto al posto J. I più 1 I più 1 lo lascio stare da qua, poi il J lo porto al posto I, J più 1 lo lascio stare da qua fino ad arrivare a N. Quella che scambia solo I con J. Questa definizione corrisponde perfettamente a quella che abbiamo dato all'inizio della lezione. Ci siamo? Allora andiamo a vedere che succede prima con un esempio. Prendiamo la matrice 3x3, 2, 1, 4, meno 6, 5, 1, 4, 3, meno 2. Prendiamo questa matrice e moltiplichiamola a sinistra per 0, per esempio. Facciamo 1, 0, 0, 0, 1, 0, scusate, non per questa qua, moltiplichiamola per questa qua, prendiamo una matrice tipo S, cioè 1, 0, 0, meno 2, 0, 0, 3, scusate, meno 2, 1, 0, 3, 0, questa è la matrice tipo L, però non è una matrice di tipo L generica, è una matrice di tipo L con solo una colonna diversa da 0. Allora, qua mettiamo 0, 0, 1, 0, 1, 0. Allora, questa matrice qua
Questa qua, se io faccio il prodotto, è 100 301 meno 210. Che però quindi, che succede? Questa qua non è una matrice tipo L, però mi serve solo per fare i conti. Questa è uguale a questa, adesso questa ve la dimenticate. E voi cosa avete scoperto? Avete scoperto che questa, lo riscrivo qua, 100 moltiplicato 100 meno 210 301 è uguale a 100 0101, e qua dovete scrivere 3, qua dovete scrivere meno 2, qua c'è 3. Cioè, sulla diagonale c'avete sempre 1. Qua avete scambiato di posto. Qua c'avete una colonna di termini non nulli. Per, scusate, 100 0 0 0 1 0 1 0. Cioè, se io questa matrice la voglio portare a destra, lo posso fare. Che devo fare nella matrice che sta in mezzo? Devo semplicemente scambiare di posto quelli che stanno sulla riga 2 e quelli che stanno sulla riga 3. Però ricordatevi che quando noi usavamo il metodo del pivot, cosa scambiavamo? Scambiavamo righe sempre che stanno dalla diagonale in giù. Perché quando faccio il metodo del pivot, se io devo scambiare la terza riga, la scambio con la quarta, ma non la scambio con la seconda se sto partendo dalla diagonale della terza riga. Ok? Quindi che succede alla matrice che ci sta davanti? La matrice che c'aveva gli elementi terza 0, che sto scambiando roba al di sotto della diagonale. Quindi che significa? Significa che quando io significa, per esempio,
Allora, risultato. Sia A appartenenti a K, N per N, K come al solito, R e C. Allora, esistono una matrice di permutazione P, una matrice di tipo L, che significa triangolare inferiore, con tutti 1 sulla diagonale e una matrice triangolare superiore U tale che PA è uguale a L. Se A è invertibile, tutti gli elementi sulla diagonale di U sono diversi da sé, di pivot, si chiamano pivot. Sono diversi. Se no, no. Allora. Tempo abbiamo, vediamo se riusciamo a fare una bozza, ci abbiamo mezz'ora. Dico come funziona una bozza di dimostrazione. Allora, la dimostrazione funziona così. Specie di algoritmo in realtà.
Allora prendo il più 1, ci metto la matrice identica. Se A11 uguale a 0, sia, diciamo, esiste J maggiore di 1 tale che A1J è diverso da 0, A1H uguale a 0 per ogni H minore di J, cioè il più piccolo, allora P1, al posto di P1 ci metto P1J. Cioè la prima matrice di permutazione è la matrice che scambia la riga 1 alla riga J. Allora, questo 1 lo vogliamo mettere perché allora, chiamiamola R1, così capite che non ci azzecca niente, questo 1 qua è semplicemente perché stiamo a fare le operazioni sulla prima riga. Altrimenti, se sono tutti 0 non devo fare niente. Poi adesso A la rimpiazzo con R1 per A. Ok? Se adesso A11 è diverso da 0, se A11 è uguale a 0 vuol dire che la prima riga era tutta nulla. Prendo Q1, Q1 chi è? È la matrice tipo L che qua c'ha tutti uni e qua c'ha meno A1 scusate A21 fratto A11, qua c'ha meno AN1 fratto A11. Perché io che devo fare? Dov'è? E qua c'ha tutti zeri e qua c'ha tutti. La diagonale sta tutti uno. Questa qua, se ci fate caso, è una matrice di tipo L con una sola colonna diversa, diciamo, a parte la diagonale, con una sola colonna diversa da 0 sotto la diagonale principale. Perché ci devo mettere questi numeri qua? E io quando prendevo le matrici a coefficienti interi prendevo il denominatore sempre in maniera tale che qua che venisse 1, insomma, quindi non dovessi fare i numeri frazionali. Però se alla prima riga A11 c'ho 3 e sotto c'ho 7, per togliere il 7 ci devo togliere i 7 terzi della prima riga. Quindi devo, per annullare A21, che cosa devo fare? Devo prendere A11, devo dividere per A11, moltiplicare per A21 e poi lo tolgo da A21. Chiaro? Ok. Va bene. Adesso vado a vedere. Adesso metto R2 uguale di
se che devo fare? A lo rimpiazzo con Q1A. Ok? Adesso se A22, A22 è quello aggiornato, dopo che ho fatto le moltiplicazioni, è uguale a 0 e esiste J maggiore di 2 tale che A2J, questo è 1, A2J è diverso da 0 e A2H è uguale a 0 per ogni H maggiore o uguale di 2 minore di J, allora R2 ci metto P2J, cioè se comincio a trovare 0 scorro fino a che trovo J dove ci sta l'elemento diverso da 0, scambio le righe. Ok? Poi cosa faccio? Faccio A R2A. Se non trovo nulla, R2 rimane l'identità. Ok? Poi cosa devo fare? Se adesso A22 è diverso da 0, allora Q2 chi sarà? Allora, sulla diagonale stanno sempre tutti 1, qua stanno 0, la prima colonna ci stanno 0 e qua ci stanno meno A32 fratto A22 meno A, qua la prima colonna stanno tutti 0, meno AN2 fratto A22, poi stanno tutti, restano tutti 0. E poi cosa faccio? Faccio A, lo rimpiazzo con Q2 per A e via così, eccetera. In realtà io per scriverlo in generale dovrei scrivere for I uguale 1 2 N, però il linguaggio si complica ulteriormente e in quel caso sì, il programma verrebbe corretto, però poi vai a leggere il listato e non capisci niente. Chiaro? Ok. Quindi alla fine avrò T che sarà una matrice triangolare superiore. Chi sarà? Sarà A, che abbiamo moltiplicato per R1 e Q1, poi per R2 e Q2, poi per, fino ad arrivare a Rn-1 Qn-1. Tuttavia tutto questo lo devo fare fino a quando arrivo a n-1. N no, perché sotto la diagonale n non ci sta niente. Sotto a n non c'è. Ora, queste matrici R1, R2, Rn-1 o sono matrici identiche o sono matrici di trasposizione. Però attenzione, sono di trasposizione di che tipo? Questo è il primo elemento e il secondo. Il primo indice è sempre minore del secondo, perché vedete, se P1J J era maggiore di 1, P2J J era maggiore di 2. Allora che vuol dire? Lo riscrivo qua sotto. Allora, quindi T è uguale ad A per R1 e Q1 per R2 e Q2 per R3 e Q3 per Rn-1 per Qn-1.
ma questo sarà uguale a A, poi verrà R1, R2, Rn-1, no? E U'1, U'2. Q'n-1, dove fatemi cancellare qua, dove U'1 è una matrice di tipo L con elementi diversi da 0 parte la diagonale principale solo sulla prima colonna, eccetera. U'2 ce l'ha chiaramente diverso da 0 solo sulla seconda colonna e così via. Per quale motivo? Perché io cosa ho fatto? Sto facendo scalare le matrici di permutazione a destra. Per farle scalare a destra devo portarle a destra di ogni matrice di tipo Q. Ma quando la porto a destra di una matrice di tipo Q, cosa faccio nella matrice di tipo Q? Scambio gli elementi della, solo quelli al di sotto della diagonale, quelli della diagonale principale rimangono uguali, e scambio solo gli elementi sotto di due righe. Ma se la matrice, facciamo un esempio, era così 1, 1, 1, 0, 0, 0 e qua facciamola 5x5 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Allora mettiamo che era la seconda colonna qua, 2, 0, 3, 0, 0, meno 4. Allora quando la matrice mi scala la matrice di quella lì, cosa mi fa? Mi scambia tra di loro nella posizione solo alcuni elementi che stanno al di sotto della diagonale principale, ma il tipo di matrice non cambia. Cioè se io scambio 2 con 3 o 2 con meno 4, che succede? Non succede niente, la matrice rimane sempre lo stesso tipo. Perciò l'ho chiamata Q'1, Q'2. Questi qua possono essere permutati più volte, perché dipende quante matrici R devo far scalare a destra. Però sono sempre scambi che avvengono al di sotto della diagonale principale. Alla fine avrò queste, ma queste erano matrici di trasposizione, il prodotto mi fa una matrice di permutazione. Quindi che cosa avrò? Il prodotto quello là lo chiamo P, P per A, a chi sarà uguale? Sarà uguale a U'1 a meno 1 per Q'2 a meno 1 per Q'n-1 a meno 1 per T, perché devo invertire in ordine inverso. Ora però queste matrici sono tutte matrici di tipo L, perché di inversa la matrice di Q'1 ha comunque di tipo L con elementi verso 0 solo sulla prima colonna, quella là solo sulla seconda, quella là solo sulla terza e quella là solo sulla quarta e così via. Questa qua sarà una matrice di tipo L con elementi diversi da 0 solo sull'n-1esima colonna di sotto la diagonale principale, semplicemente sarà Q'n-1 con gli elementi sotto la diagonale principale cambiati di segno e così via. Chiaro? Quindi questa qua è una matrice di tipo L, matrice di tipo L, matrice di tipo L, questo prodotto lo chiamo Q ed è una matrice di tipo L. Oppure questa qua la chiamo E, questa qua la chiamo U. E
quindi avrò PA uguale R. Ok? Io quindi questo è allora quello che abbiamo illustrato oggi è la formalizzazione dell'andata del metodo del picone, perché noi abbiamo fatto il metodo del picone, abbiamo fatto due applicazioni diverse, quello per calcolare il determinante. Adesso come si fa a calcolare i determinanti di A? Si va a vedere il segno della permutazione, cioè la permutazione a quante trasposizioni corrisponde. Se sono dispari il segno di P è meno 1, se sono pari il segno di P è uguale a 1. Poi si fa il determinante di L che fa 1, il determinante di U che sono i prodotti di elementi sulla diagonale, questo è il prodotto dei pivot. Quindi il determinante di A è uguale al prodotto dei pivot per il segno della permutazione che abbiamo messo in cantiere. Ok? Quindi da questo punto di vista questo giustifica pienamente l'applicazione del metodo del pivot per trovare il determinante della matrice A. Ok? Non solo, ci dice anche appunto che a meno di una matrice di permutazione PA si può scrivere come il prodotto della matrice triangolare inferiore per il prodotto della matrice triangolare superiore. La triangolare inferiore ce la prendiamo con tutti i 1, la triangolare superiore ce la prendiamo con tutti i pivot. Ok? Se la matrice è invertibile si potrebbe proseguire, a quel punto però bisogna annullare gli elementi al di sopra della diagonale principale, quindi la matrice che ti viene da questa parte non è più triangolare inferiore ma diventa una matrice generica. A destra fai uscire prima una matrice diagonale, la cui inversa è facile da fare perché basta fare i reciproci degli elementi sulla diagonale, e a quel punto quando a destra sarai arrivato a I moltiplicando, qual è la matrice che moltiplicata per A mi fa uscire I? A meno 1. Quindi se voi avevate A e a fianco ci mettevate I e moltiplicate per una matrice, chiamiamola B, questa farà, attenzione, questa è N per N, questa è N per 2N, perché questa è N per N e queste sono 2, N per N e N per N, ma il prodotto come fa? Fa BA e qua viene BI, ma se mo qua ci esce, se qua esce, uscirà I, se qua mi troverò I, perché ho moltiplicato secondo voi? Per A meno 1, e allora qui deve uscire A meno 1. Quindi il seguito del metodo del pivot è dello stesso tipo, però più facile. Qua noi abbiamo tenuto il controllo specifico sulle matrici per far capire che alla fine dell'andata le matrici per cui ho moltiplicato a sinistra sono matrici o di permutazione o matrici di tipo L, con solo una colonna diversa da 0. Ma siccome le matrici di permutazione me le posso portare tutte all'inizio, e le matrici di tipo L con una colonna diversa da 0, l'immersa è ancora matrice tipo L con una colonna sotto la diagonale principale cambiata di segno, quindi queste sono ancora matrici tipo L e il prodotto è ancora matrice tipo L, a quel punto che significa che ho trovato la mia decomposizione P per A uguale L, ok? Che ci verrà utile anche in seguito, perché praticamente questa decomposizione non è altro, non fa altro che risolvere un sistema lineare col metodo di Gauss. Quando faremo, adesso dobbiamo fare i sistemi lineari come si risolvono? Con le matrici così. Poi vediamo anche cosa corrisponde a questo discorso quando abbiamo il sistema scritto con le incognite, perché è più facile. Però se lo vogliamo fare con le matrici, se lo volete fare col programmino, se lo volete fare con un programmino in MATLAB o in qualche altro linguaggio, lo dovete fare così, ok? È un metodo per risolvere i sistemi, almeno sicuramente quelli invertibili. Quando non sono invertibili, diciamo,
la cosa si complica perché bisogna verificare le condizioni di compatibilità e quant'altro, però quelli invertiti è inerente, si possono fare così. Ok, quindi però dal punto di vista, nel momento in cui sappiamo che qua arriviamo con una matrice T che ha determinante diverso a 0, quindi la matrice A che ha determinante diverso a 0, che cosa sappiamo? Sappiamo che possiamo continuare, e quindi sappiamo che continuando con la seconda parte che abbiamo descritto qualitativamente la volta scorsa, possiamo far diventare la matrice, continuando a moltiplicare assist per altre matrici, quindi annullando con gli elementi sulla diagonale quelli di sopra stavolta, non quelli di sotto, posso far da T, posso far uscire la matrice diagonale. Alla fine a che cosa sarò giunto? Sarò giunto all'aver moltiplicato, qua non mi interessa più il controllo sulla matrice, mi interessa soltanto il fatto che io prendendo A e moltiplicandola per B, qua sono arrivato a I. Se faccio le stesse operazioni che corrispondono alla moltiplicazione per la stessa matrice a destra, se A, se da A arriva a I, vuol dire che ho moltiplicato per A meno 1, e allora se partivo da I arrivavo ad A meno 1. Abbiamo visto ieri che funzionava, perché quando a sinistra arrivavo a I, a destra mi trovavo esattamente la matrice immersa, e là non dovevo né controllare i segni né controllare nulla, nulla. Quando a destra era I, a sinistra era A meno 1. Soltanto che l'unica cosa che dovevo controllare è che dovevo applicare operazioni elementari in cui a una riga sommavo un elemento di scambi di righe, sommare una riga un multiplo di un'altra riga, e solo alla fine dovevo dividere per tutti gli elementi sulla diagonale. Questo lo facevo alla fine per evitare confusione. Ok? Una volta che era arrivata la matrice invece che triangolare, diagonale, e lo potevo fare quando tutti i pivot erano diversi da 0, allora divido per gli elementi sulla diagonale, a destra mi viene I. Ecco, dividere per gli elementi sulla diagonale significa moltiplicare per la matrice, se gli elementi sulla diagonale erano D1, D2 e Dn, stiamo moltiplicando per la matrice 1 su D1, 1 su D2, 1 su Dn. L'ultima matrice è l'unica di tipo diverso, è la matrice diagonale, c'ha tutti i zeri fuori dalla diagonale principale, però sulla diagonale ci avrà 1 su D1, 1 su D2, 1 su Dn. Però se qua arrivo a I, qua per forza deve essere arrivato ad A meno 1. Questa era la seconda applicazione del metodo di più. Però la mia applicazione del metodo di più, che è quella più importante, può servire tanto a calcolare il determinante di A, perché il determinante di A adesso è uguale al determinante di T per il segno di P. Quindi il prodotto dei pivot per il segno che tiene conto del numero delle trasposizioni che abbiamo fatto. Ok? E tanto può servire a scomporre la nostra matrice P per A come il prodotto di una matrice L per una matrice A. Va bene? Quindi abbiamo fatto il metodo del pivot e la decomposizione di A uguale a L. Ok? Ora, allora, qual è il punto? Ci abbiamo perso 3 ore oggi e un paio di ore ieri, no? Ci abbiamo perso 5 ore. Ah, che vuol dire? Sarà importante o no? Allora, se è importante, non è che io voglio che voi mi diciate questo metodo in maniera perfetta, mi venite a chiedere alla professore su quale libro lo devo andare a prendere, perché qua con la sua lezione questo libro non si accorda perfettamente. No, quello che voi lo dovete capire. Non esiste alternativa, lo dovete capire. Allora, per capirlo lo dovete provare, fate un esercizio, fate un altro esercizio fino a che l'avete capito. Nel momento in cui avete capito esattamente come funziona, a quel punto me lo dovete saper spiegare. Non vi preoccupate che quando l'avete spiegato con parole non appropriate, sarò io a chiedervi
Ah vabbè, ma allora in questo caso, se la parola lascia, la spiegazione lascia spazio ad un'ambiguità, il professore se ne accorge e ti fa una domanda relativa. Allora in questo caso, questa matrice, a questo punto che devo fare? Allora, se tu a quel punto mi dici, facciamo un esempio più semplice, prendiamo la definizione di prodotto righe per colonna. Se io vi do la definizione di prodotto righe per colonna, ve la faccio ripetere una percentuale non irrilevante di voi, pur essendo una definizione semplicissima, se vi ricordate l'abbiamo scritta, e la sbaglio. Allora io come faccio a sapere se avete capito come si fa il prodotto righe per colonna? Prendi due matrici, ci metti i numeri e fai il prodotto righe per colonna. Si vede subito se lo sai fare, se non lo sai fare. Chiaro? È chiaro che la situazione ottimale è quella in cui tu mi sai ripetere la definizione formalmente corretta. Però magari se io ti chiedo la definizione e tu me la sai ripetere formalmente corretta perché l'hai mandata a memoria, poi ti faccio fare un prodotto di due matrici, non lo sai fare. Perché tu magari studi soltanto per passare l'esame e memorizzare alcune cose. Poi ci saranno alcune domande più ricorrenti di altre, lo sai che quella cosa te la devi memorizzare bene. Io invece voglio che tu sappia fare il prodotto di due matrici. Stessa cosa qui, qui è più complicato, ma il concetto è esattamente lo stesso. Allora, mi sai fare il metodo del pivot? Lasciamo stare passare da qua a qua, ma almeno questo lo sai fare, perché se fai questo, io poi il fatto che la composizione sia L per U va bene, ma queste poi me le posso invertire a una U, e quindi ogni tanto faccio la permutazione pure a destra, va bene? Questo qua, questo pezzo qua me lo devi sapere scrivere e sapere fare, e me lo devi saper pure portare dall'altra parte. Ovviamente me lo devi saper fare su una matrice 3x3. Se non lo sai descrivere, quasi capisci subito in genere se la descrizione è corretta o meno. Ok? Quando cominciate a parlare si capisce subito, anche se state parlando in maniera astratta. Chiaro? Però se io vedo che ci sono confusioni e dubbi, ti prendo una matrice 3x3 e ti apri il metodo del pivot. Lo sai fare? Bene. Non lo sai fare? Non va bene. Chiaro? Quindi lo dovete capire. È un punto essenziale. Vabbè, per oggi